Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati per questa ottava pillola. Allora, vi faccio vedere una cosa che non ho mai fatto nelle mie lezioni precedenti. Quello cioè di tenere un ritmo di 6 ottavi, un ritmo cioè terzinato. Abbiamo sempre visto ritmi, quasi sempre visto ritmi di 4 quarti o lineari oppure terzinati. Ecco, questo ritmo, generalmente chiamato 6 ottavi o 6 dodicesimi a seconda, è un ritmo proprio fortemente terzinato, proprio la sua scansione è proprio dal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e così via. Prendo prestito Isn't She Lovely di Stevie Wonder, che è proprio un classico di questa ritmica e che fa così. Allora, vediamo innanzitutto gli accordi, che sono poi più o meno quelli di un giro armonico. Io lo sto facendo in La minore, quindi si parte con un La minore settima, La al basso, Sol, Mi, Sol, Do e Mi nella destra, per proseguire con una Re nona, vedete, Re nella sinistra, Fa diesis, La, Do e Mi. Si scende con il pollice per andare a suonare un Fa, La, Do, Mi con basso Sol, realizzando così un Sol tredicesima, nel quale abbiamo anche la presenza dell'undicesima, praticamente è una undicesima arricchita per fare in modo che il Mi canti sempre. E quindi un Do con la nona aggiunta, Do al basso, Sol, Do, Mi, con l'aggiunta appunto del Re. Ve lo rifaccio sentire. Allora, adesso facendovelo molto più lentamente, cerco di farvi vedere come viene realizzata questo tipo di ritmica. Dunque, praticamente noi dobbiamo, partendo dalla minore, partire con il nostro mignolo sul La e fare questo movimento. Mignolo, pollice della destra, pollice della sinistra e due volte l'accordo di La minore settima che abbiamo nella destra. Vedete? Quindi mignolo, pollice, pollice e due volte l'accordo. Poi si cambia armonia. Sul Do si fa questo gioco con la nona. Più veloce, l'effetto è questo. Ma
ripeto, facendolo lentamente, è l'alternanza è questa. Mignolo, pollice, pollice, due volte l'accordo della destra. Ecco, naturalmente, mentre suoniamo il mignolo della mano sinistra, in seguito suoniamo il pollice, ma il mignolo resta premuto e di modo che dà corpo ai nostri bassi. Direi che è un ottimo esercizio, sempre legato al raggiungimento della maggior possibile indipendenza fra le mani, e comunque così facendo suonate un ritmo di 6 ottavi appunto. Adesso io ho preso a prestito Isn't She Lovely, ma i brani in 6 ottavi sono veramente tanti, mi viene in mente... Sfigolanti di lampioni, notti raggomitolate sui termosifoni. Ecco, questa è Notti di Baglioni, che ha proprio la stessa ritmica. Ora, fare tutto il brano così è chiaro che è monotono, ma vedremo poi magari in seguito come trovare delle alternative, ma la base di partenza è quella che vi ho fatto vedere ed è ottima. Bene, la pillola finisce qui. Un abbraccio, un bacio, Altino Carugati.